Stato Maggiore del PD, segretario, ministri, comincia col caffè il conclave del PD nell'abbazia di San Pastore per rilanciare l'agenda di governo. Mica male? Eh no, mica male il posto, mica male la nuova idea di PD. Che dico? Parlo dopo in sala, grazie. Ma questo partito deve ripensarsi per aprirsi all'esterno, per esempio alle sardine. Ma non solo, anche, ma il tema di come tu coinvolgi di più e meglio, soprattutto le persone che si muovono, è un grande tema per un partito, guai a dormire sulle cose che hai già. E allora forse avete dormito visto che si sono mossi per riempire uno spazio che forse voi avete lasciato vuoto. C'è un'energia fuori dalle organizzazioni che si muove e il punto è se le organizzazioni poi sono coerenti con questa domanda. Sembra un prerequisito per questo partito inclusivo una discontinuità nell'azione di governo, nel senso le piazze che le vuole includere, per esempio le sardine, prima di tutto vi chiedono questo. No, io non voglio né annettere né includere nessuno, i partiti hanno il dovere etico e morale di dare delle risposte ai movimenti, ma non di metterci il cappello o di tirarli per la giacchetta. Vorrei che la smettessimo con questa idiozia della mancata discontinuità e credo dobbiamo ritenerla collettivamente un'offesa. Il tema dei decreti di sicurezza, partiremo con il tema ovvio del recepimento delle osservazioni, delle indicazioni del Presidente Mattarella e poi il Parlamento potrà assolutamente mettere mano a livelli più alti di cambiamento. Sotto l'ulivo, è ancora questa la radice anche col partito nuovo? L'ulivo, sempre. Si prepara con l'azione di governo soprattutto questa nuova stagione, no? Non è che c'è una politica del governo, è una politica del partito. Con un rapporto diverso anche col Movimento 5 Stelle, senza bandierine e riuscendo a fare un'azione politica comune? Certo, questo è il tema. In una coalizione non è che ognuno si può intestare la singola domanda, è necessario intestarci tutti insieme le risposte che il governo riesce a dare. C'è l'obiettivo di un'alleanza strutturale che vada anche oltre questa esperienza di governo, anche nelle urne? Noi pensiamo adesso a fare bene questa esperienza di governo, secondo noi c'è bisogno di un rilancio, di una nuova fase come l'ha definita Zingaretti e quindi però si basa sugli argomenti più che sulle alchimie. Questo è un governo emergenziale tra forze alternative. Io sono d'accordo sul rifondare il PD e chiamare a questa discussione il campo del centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle non è una forza di centrosinistra. È il momento del segretario Zingaretti sul palco per la chiusura di questa due giorni di riunioni del PD. Noi in questi mesi non siamo stati fermi. Abbiamo preso un'iniziativa politica unitaria. La forza dell'unitarietà non è subalternità. Noi ora per essere protagonisti dobbiamo attivare tutte le forze in campo, quelle del governo, della maggioranza, che dentro le istituzioni dovranno con coerenza battersi per gli obiettivi che ora noi dovremo definire e poi il partito aperto nella società.